Un'altra via d'uscita accompagna le donne vittime di violenza in un percorso alternativo di emancipazione e riacquisizione della propria identità e libertà. È un progetto importante intanto perché si parla di autodeterminazione, di autonomia, di indipendenza, e l'autonomia e l'indipendenza sono la base per l'emancipazione e anche proprio per liberarsi da una condizione estrema di oppressione, di limitazione che la violenza rappresenta. La violenza contro le donne è una violenza che riguarda tanti ambiti, non è soltanto la violenza fisica, che già di per sé è chiaramente una cosa assolutamente devastante, ma è una dipendenza che può essere psicologica, che può essere materiale, che può essere economica. Tutte queste forme di soggezione di una donna nei confronti di un uomo chiaramente portano ad una mortificazione anche della propria autostima, della propria consapevolezza rispetto invece a delle capacità che vengono messe da parte dalla donna stessa. Il progetto è promosso dal Consorzio Terzo Settore e il Consorzio Core, con la partecipazione del Comune di Napoli, e dall'obiettivo di erogare 10 borse lavoro nella filiera agricola sociale per sostenere il percorso verso l'autonomia delle donne. Con questo progetto noi faremo altro che dare l'opportunità di inserimento lavorativo a queste 10 donne prescelte per poi far sì di inserirle nel mondo del lavoro attraverso delle start-up. Il lavoro è la prima risposta del welfare. Noi lo facciamo attraverso questo progetto e la nostra specificità di inserimento per far recuperare quel gap che si è accumulato nei momenti di difficoltà viene colmato da questo progetto. Questo bando prevediamo di dare quegli skills necessari a 10 donne per reinserirsi nel mondo del lavoro.